Vorrei andare a vedere, prima cosa, che cosa ha fatto l'euro franco svizzero, quindi non ho neanche il grafico, andiamo a vederlo qui. Allora, minore, euro franco svizzero è questo. Quindi dovrebbe essere sceso, ecco, vedo già. Porca miseria, vedete come. Allora, qui hanno giocato a rischio. Mamma mia, guarda che roba, non mettiamo su una due time frame perché sennò. Oh, mamma mia, mamma mia, mamma mia. Ancora. Porca miseria. Vedete come mettiamo proprio il peg dell'1,20, cioè il livello dell'1,20. Vedete come? Tutto il tempo si è fermato qui, poi è andato su, poi si è fermato qui ancora per diversi giorni, cioè praticamente un mese, 40 giorni si è fermato qui, per poi dopo la notizia fare, guardate quanti pips ha fatto, 2000 pips. Allora questa cosa qui, adesso io mi sono un attimino, siccome ero in Italia e non ho seguito praticamente niente, mi sono arrivate soltanto delle informazioni che dei broker mondiali, non facciamo il nome perché non è bello fare il nome, sono falliti proprio per questo motivo, non sono riusciti a tenere la controparte dei loro broker che hanno praticamente acquisito delle perdite puntando sull'1,20 come peg dopo tantissimi anni del 2000 e non mi ricordo quant'era, dal 2011 o 12, che la Banca Nazionale Svizzera ha detto che non faceva scendere sotto l'1,20 l'euro dollaro e l'euro franco svizzero, hanno puntato tutti su questo. Allora io mi chiedo, se non riesco a tenere i broker mondiali a tenere la controparte di queste posizioni, sono dei broker sicuri? Riescono a fare una cosa del genere? Forse un broker grande ha più problemi in questo. Io penso che sia lecito chiedere o comunque informarsi di un broker ancora prima di di fare un account. Non so, io vedo che tutti gli account piccolini, quelli dove hanno come si dice, una regolamentazione seria e tutto il resto, sono ancora tutti stabili. I broker grandi sono falliti, io adesso ne conosco solo due che sono falliti, ma fallire così in un fine settimana, da un giorno all'altro, uno dei due poi adesso ha avuto un pagamento, cioè ha chiesto un pagamento di 300 miliardi di dollari per rimettere a posto tutta la piattaforma e si ritiene ancora il broker più grande del mondo. Dopo una cosa del genere io penso che comunque tanti clienti faranno il ritiro, quindi la cosa più brutta è che quando ti sei già praticamente smascherato che hai questo problema, che praticamente se tutti vanno dalla parte contraria o il mercato va dalla parte contraria di tutti i tuoi broker, investitori, praticamente gli investitori che stanno facendo del trading nella tua piattaforma, e con una cosa del genere sei smascherato che non eri coperto, io penso che adesso sarà piano piano diretto alla fine, perché tanti si faranno il ritiro dei loro soldi vedendo che il broker non è sicuro. Quindi non ho fatto nome di broker, però tanti di voi avranno visto le notizie nel web, avranno ricevuto qualche mail da qualche sito di finanza dove viene informato che questi broker sono partiti. Uno è partito assolutamente, e veramente sono rimasto io allibito da queste notizie. L'altro broker, come detto, si è ripreso perché ha avuto un rifinanziamento, adesso non mi ricordo a chi, ma è uguale, di altri 300 miliardi di dollari per coprire tutte le perdite. Le perdite sarebbero le coperture dei trader che hanno fatto le perdite. Immaginatevi che hanno praticamente sempre delle posizioni contrarie. Preferisco non andare oltre nel discorso perché magari potrei anche dire delle cose che non sono vere o che potrebbero essere verosimili perché magari non conosco bene 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 la materia, però lasciamo in sospeso questo discorso, però ragionatevi un attimino sopra di tutti quelli che
Io ho anche una tabella, l'ho messa, però non la voglio far vedere, di tutti i broker che stanno perdendo con questa azione della Banca Svizzera, ma non si parla di un paio di 1.000 euro, non si parla neanche di 100.000 euro, si parla di miliardi, miliardi, miliardi. Ok? Per recuperare tutti questi miliardi, cosa dovrebbero fare? Dovrebbero riportare Franco Svizzero 1,20. Io penso che nella storia del trading, una cosa che scende di 2000 e passa pips e poi per un giorno riportarsi sopra questo qui non esiste, almeno io non l'ho mai vista. Okay? Ci vorranno mesi, anni, forse non arriverà nemmeno, forse daranno adesso alla Banca Nazionale il nuovo PEG a 1000 o a che ne so, a 800, quindi porteranno 0,800 l'euro franco svizzero, quindi si fermerà lì per altri 5-6 anni, quindi difficile recuperare tutto questo. Sono andato via con l'audio, vabbè, la registrazione poi c'è, sono tornato. Niente, quindi lasciamo aperto questo discorso, ma se tutti la lista dei broker che non ho fatto vedere, però la potete andare a vedere in qualsiasi sito di web, ci sono tutti i broker mondiali con nomi molto conosciuti, con sedi in tutto il mondo, stanno perdendo miliardi, c'è un motivo. C'è un motivo perché un broker ingrassa, proprio la parola ingrassa, nell'acquistare tantissimi clienti, promettendo, facendo, girando, rimettendo e tutto il resto. Quindi state un attimino attenti. Magari io ho sempre detto che è meglio avere un conto alto, ma non un conto, un deposito alla Paperon dei Paperoni. Avere un conto alto dove potersi gestire le posizioni che magari ci vanno contro, magari chiudere un occhio su una posizione va contro e non abbiamo messo lo stop loss, questo sì, però lasciare un attimino che un conto non superi adesso il livello dei 50.000, che sono già, diciamo, un pezzo molto grande di capitale, e dire ok, sotto i 50.000 continuo a tenere il conto sul broker, sopra i 50.000 continuo a portare a casa. Al limite, se ho portato a casa tanto, posso salire il mio conto di 100.000 e continuare a speculare non più con delle briciole, ma delle briciolone, diciamo. Questo sì, ma non andrai mai a lasciare in un conto un capitale di 2, 3, 400, mezzo milione di euro. Non lo lascerei mai, perché succede una cosa del genere e tu ti trovi praticamente con un buco enorme finanziario. Però se partono 50.000 euro, per carità, fanno male, fanno veramente male, perché io ho subito, come tanti di voi sanno, una perdita molto grande con un broker che è fallito, ma è stata più una truffa che è scomparso praticamente, una perdita molto grande, sono stato veramente un paio di mesi molto, ma molto, molto male, ma era più che altro una cosa personale, non era più neanche i soldi. I soldi va bene, fanno male fino a un certo punto. La cosa mi ha ferito più personalmente, perché con questo broker qui ho collaborato, lavorato e quindi io usando sempre il mio nome personale avevo messo la mia faccia, come lo sto facendo tuttora, quindi sono stato fermo per un paio di mesi prima di scegliere o prima di ricominciare questa avventura perché volevo un attimino assicurarmi di non fare la seconda, prendermi la seconda bastonata e la seconda volta rimettere il mio nome e la mia faccia nel web per poi venir titolato come imbroglione, come che ne so, come mi è successo logicamente da pochi, devo dire la verità, pochi, perché tanti, io sono sempre stato una persona alla mano, quindi tanti li ho conosciuti o di persona o via Skype, quindi bene o male sono sempre, non mi sono mai nascosto, non ho mai cancellato nessun sito mio, non ho mai cancellato il mio account Skype, quindi sono sempre rimasto visibile, sono sempre rimasto aperto a ogni discussione e quindi praticamente tanti hanno creduto nella mia sincerità e alla fine sono ancora qui, sono ancora in piedi. Ok, quindi vi dico soltanto, non è detto che un broker enorme sia una garanzia, l'abbiamo adesso visto, cercate nessun broker, io non metterei la mano nel fuoco per nessun broker e vi dico proprio nessuno, 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 nessuno. Proprio nessuno, però cercate un broker che vi dia della soddisfazione come piattaforma di trading, che vi dia soddisfazione come spread, che sia l'esecuzione sia perfetta come in questo caso nel nostro broker. E poi regolate voi che il vostro capitale sia una cosa che magari
potete perdere, che vi fa male perché il broker può sparire, può fallire tutto il resto, ma potrebbe nell'arco di 2 o 3 anni, che ne so, il vostro capitale è già stato ripagato e state perdendo se casomai soltanto il capitale che avete guadagnato. Questo qui è il mio consiglio, questo qui. Ok, adesso andiamo comunque a fare, visto che io venerdì non c'ero per motivi familiari, non ero in Italia, abbiamo saltato il webinar. Non ho visto proprio niente, continuiamo con le nostre, un attimino dare un'occhiata a come si è mosso il mercato, però guardate che storia. Il problema secondo me è che viene nascosto, o comunque forse è un po' imbrogliato da tutto quello che si dice nel web adesso, che i clienti del broker hanno fatto delle perdite, perché avevano delle posizioni long qui e il mercato è sceso di 2000 pips e il loro conto non ha tenuto queste posizioni. Ma il conto del cliente è andato a zero, è andato a vuoto, perché non aveva più capitale. Il cliente non può perdere più di quello che ha messo nel conto, giusto? Poi che il broker deve mettere delle coperture. Penso che sia una cosa un po'... Lì metterei il punto di domanda. Io penso più che altro che tanti che hanno visto scendere qui, che avevano lo stop loss comunque, o non avevano lo stop loss, a un certo punto tanti, tanti, ma tanti, ma tanti, che hanno sentito la notizia, sono entrati short e si sono beccati una discesa di 160, scusate, di 1600, 1500 pips. Quindi tutte queste entrate short, che sono dei guadagni, questo è stato il punto culmine che ha fatto fallire dei broker. Perché devono pagare questi clienti che magari sono entrati, come per dire, con poco e devono uscire con tanto. Se uno ha fatto un'entrata qui da 5 lotti, potete fare il calcolo di quanto ha guadagnato, ma se sono miliardi di treda, perché il broker era mondiale, che hanno fatto questo discorso, che hanno magari sentito della notizia o hanno voluto speculare che a questa zona qui hanno messo degli ordini pendenti short, magari uno qui, uno qui, uno qui, tutto in scala, oppure le cosiddette macchinette, quindi gli expert advisor che si sono messi short in questa zona qui, secondo me i guadagni fatti dai trader contrari all'idea del broker, che ha detto chi va short qui si becca lo stop loss, mi porto a casa anche i loro guadagni, i loro soldi, scusate, è stato un discorso diverso. Mi viene sempre in mente quel film. Bu, 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 bu. Mi pare si chiama American Psycho, American Psycho, in inglese American Psycho. Beh, comunque è un film dove c'è un trader praticamente che poco 2 o 3 minuti prima dell'uscita di non fan payroll, se non vado errato nel pensiero, decide di andare tutto contro a tutti i suoi colleghi e alla fine ha avuto ragione. Però se in quel momento lui non avesse avuto ragione, avrebbe portato un danno al broker. Quindi il broker è la stessa parte, è come noi facciamo del trading, chi intraday, chi a lungo termine, logicamente un broker farà del trading di copertura a lungo termine, però se sbagliano anche loro a fare trading, perché anche loro sono delle persone umane, non è che loro danno le quotazioni, non è che loro, il broker, va a prendersi gli stop loss, e qui ritorniamo sempre nel mio discorso degli stop running, che non sono i broker che ti vanno a prendere gli stop loss, ok? È soltanto un meccanismo di movimento del prezzo che viene scaturito da delle compere, dalle vendite dei big. Ok, comunque questo qui lo lasciamo stare perché è un discorso un attimino un po' più particolare. Allora, secondo me per avere un broker, cioè controllare un attimino che broker si deve usare, sarebbe bello sapere tutto il sistema che c'è sotto di un broker. Un broker che lavora con i soldi dei clienti per tenere i capitali di fondo per coprire le eventuali non perdite del cliente, perché le eventuali perdite del cliente non gliene deve fregare proprio niente, ma gli eventuali guadagni che possono sono logicamente inferiori alle perdite, perché tutti lo sappiamo che il 90%, 95% sono perdenti di trader, quindi quel 5% che a volte può anche, in eccezioni come queste dell'euro franco svizzero, o comunque del franco svizzero forte,
sono salite non più al 90% di perdenti, ma il 90% sarà sceso a 65, 60, 50, 70%. Già la differenza di questo 10, 15, 20% di vincitori, diciamo, in quel momento ha portato nel lastrico dei broker mondiali. Ok? Qui adesso ne sappiamo solo di due, ma secondo me vedrete cosa succederà in questa settimana, in questo mese, quanti decideranno di abbandonare, e poi logicamente abbandonano e entrano altri broker con altri nomi, tutto il resto, perché anche mi scuso poi già in anticipo perché sto facendo tutto questo discorso qui, ma la prefazione è importante perché il broker magari sparisce sotto il nome di papà ed entra sotto un altro nome, con altri impiegati, altri nomi, un'altra registrazione, un'altra, tutto il resto, perché alla fine, come per noi Treda, il mercato è un attimino quel prurito sulle mani, quell'attimino di assopazione, di dipendenza che ci dà il trading, perché è bello vedere i numerini salire, è bello l'adrenalina di fare una posizione bella o di uscire da una posizione e entrare in un'altra. Tutto questo qui è anche per il broker, diciamo, dal punto di vista soldi, acquisire tanti clienti e portare a casa capitali, e per i capi del broker comprarsi ville e macchine enormi, anche questo qui dipende un attimino, porta un po' alla sua equazione. Quindi il broker sparisce sotto un nome, ma ne nasce un altro sotto un altro. Poi tutta una nuova, nuovi impiegati, nuovi nomi, tutto il resto, però alla fine vi immaginate o avete mai ricevuto da qualche broker una mail? Avete ricevuto una mail da qualche broker che non avete mai sentito, ma a chi è che gliel'ha dato il vostro indirizzo mail? Ci sono tantissimi broker che hanno aperto sotto un altro nome altri broker, anche avendo già i broker, cercano di acquisire magari dei clienti che si sono bruciati il conto e per non fargli fare, non voglio più fare il conto lì, entra un altro con un'altra promozione o tutta una cosa del genere. Io per quello sono ultimamente contento che non ho più questo problema qui. Mi arrivano tanti mail, chiaro, dopo tanti anni che sono web mi arrivano, ma io le cancello subito, non mi interessa. Io mi sono praticamente sposato, nel senso che la parola sposare è comunque una cosa non che ha, non ha fine. Anche uno che è sposato sa benissimo che non è per sempre, o comunque si immagina che sia per sempre. Ma per il momento mi sono sposato con questo broker e ci sto dando l'anima, perché questo broker qui è veramente molto interessante. Non è un broker mondiale, non è un broker che esiste da 100 anni, da 10 anni, o che ne so, esiste da tanti anni, ma nel mercato italiano no. Ed è una cosa veramente interessante perché viene incontro ai clienti. Non ha mai perso un pip, nel senso che il mercato non si ferma mai, non abbiamo dei buchi nel grafico, le esecuzioni sono veramente esatte. Se magari manca di, che ne so, 7-8 pip, si può anche scrivere una mail, ti viene rimpiazzato, però succede veramente raramente che il mercato non ti fa uscire a quel prezzo che hai voluto tu. A me, per esempio, non è mai successo. Ok, per questo allora lasciamo stare adesso il discorso, andiamo a vedere un po' di analisi. Chiaro che stamattina, dopo la salita del DAX, la prima occhietto, quello che si dovrebbe fare, aver fatto, io adesso non l'ho fatto perché, vi ripeto, sono entrato ieri sera nel tardi, devo riprendere un attimino tutto quanto. Allora, tanto questo qui lo posso chiudere. Interessa, chiudiamo un po' i grafici. Sì, non lo sto neanche a controllare, tanto non lo trado, non me ne frega, lo tolgo. Ok, andiamo a vedere più che altro che cosa fa il DAX orario. Era chiaro lo short, certo che era chiaro lo short. Allora, togliamo i separatori di periodo che non ci servono, li avevo messi per un webinar. Allora, questo qui è il grafico del DAX sul time frame orario. Primo target è il pivot. Io vi ripeto, non sto facendo trading perché come sono appena rientrato, ho acceso il computer mezz'ora fa, non voglio neanche mettermi dentro nel fare trading. Potrebbero uscire qualche news, qualcosa di sotto che non la so. Oggi non faccio trading, quindi non aprirò nessuna posizione.
né sulla valuta né sugli indici, sto un attimino ad orientarmi. Poi il mercato americano oggi è chiuso per il giorno di Martin Luther King, quindi giorno di festa, tanti indici chiudono non più alle 10 ma alle 8, l'oro chiude alle 6 di sera, una cosa del genere. Comunque chiudono, tanti mercati chiudono prima e lo stesso, comunque le contrattazioni saranno molto inferiori negli altri giorni, proprio perché fanno il fine settimana prolungato, quindi sicuramente ci sarà poco volume nel pomeriggio. Però nella mattina, visto che l'indicatore dinamico aveva dato in questa zona qui, mettiamo prima cosa il grafico sotto, ok, così si vede un po' meglio. In questa zona qui aveva dato un segnale short il dinamico, essendo nella parte sotto il canale giallo. Qui abbiamo l'indicatore ciclico che sta andando a chiudere un ciclo. Qui abbiamo i due William, 1,14 e 1,7 periodi, che entrambi hanno dato l'indicazione short, primo target da qui a qui, il pivot. Ma allora io mi dico, sì, ma il pivot, ma poi l'altro pivot, ma poi l'altro pivot, ma poi l'altro pivot, posso riportarlo dove era prima, a 1,96. Ma attenzione, signori e signori, perché io vi dico che alla fine, dopo tanti anni, io mi sono praticamente non convinto, ma la convinzione mia è che fare trading intraday, visto che ho fatto tanti sbagli in passato, li ho ricominciati a riordinare nella mia mente, ho ricominciato a fare il mio trading intraday e mi ripeto ogni volta che quando io mi porto a casa nella giornata i miei tot di pips o di soldi, quello è il mio trading, è il mio lavoro. Se invece vado a speculare e fare posizione a lungo termine, ogni volta che faccio una cosa del genere mi prende lo stop a pari, o comunque tante volte mi prende lo stop a pari. A volte succede che una posizione mi scappa e mi sta facendo 150 pips di guadagno e metto lo stop a pari, poi progressivamente porto lo stop un po' più avanti, magari guadagno più 20, 30, 40 pips in più. Però una posizione a lungo termine di tenerla, che ne so, 5 giorni, una settimana, 2 settimane, non sono il trader di fare una cosa del genere. Non riesco a vedere il prezzo che mi sale e scende. Preferisco, l'entrata era questa, take profit è il pivot, già che era arrivato qui e sono 33 o comunque 33 ticks, 330 ticks sul DAX, dipende dalla leva che si fa, già è una posizione intraday. Poi se il pivot, vedo che da qui dal pivot mi accelera un attimino veloce, posso continuare a tenerla, metto lo stop al pivot che comunque era il mio primo target. Il mio primo target era quello, quindi la mia posizione intraday, che era questa, è già portata a casa. Poi quello che viene dopo, che vedo che incomincia a tirare un attimino giù, va bene, porto a casa, piano piano. Quando vedo che mi accelera così, io qui più o meno in questa zona qui avrei chiuso, a meno che non vedo proprio la debolezza. Ok? Non ci sono dati, non c'è niente, quindi questo è il primo target, come detto per il DAX. Non parlava nient'altro per non fare lo short, non avevamo niente contrario, quindi questo era uno short da, diciamo, da metodo. Questa era la mia idea. Ce ne possiamo infischiare che la giornata di giovedì ha fatto questa cosa qui per poi ripartire in alto fino a qui, per poi fare una debolezza e poi ripartire fino ai massimi assoluti di non mai. Adesso vorrei mettere il weekly. Ce l'abbiamo qui il weekly? Eccolo qui. Mettere il weekly e abbassare. Lascia stare queste posizioni che sono sempre quelle del robottino fermo che sto facendo ancora test in questo conto qui, non sto più facendo test, l'ho proprio bloccato. Vorrei vedere, ok, dal 95 adesso mi conta il broker. Questo è il massimo assoluto di non mai. Ok? Non è mai arrivato così alto. Quindi l'indice DAX, Deutsche Allgemeine Index, l'indice che raggruppa tantissime cose, tipo vi faccio esempio Adidas, Mercedes-Benz e tante altre cose tedesche, che è l'indice, diciamo, dell'economia tedesca, chiamiamolo così, è arrivato ai massimi assoluti. Quindi da lì in poi io come trader cosa dovrei fare? O come trader intraday me ne posso infischiare. Perché per me vale il segnale da indicatore, vale il segnale da price action, vale un breakout, vale qualsiasi cosa per fare un'entrata di 10, 15, 20 pips. Anche soltanto un piccolo ritracciamento, anche un piccolo cambiamento di ora, anche sul minuto una piccola posizione da scalping. Questi sono i intraday. Ma come trader da lungo termine, andrò adesso a piazzarmi delle posizioni long?
Ci sono, momento di silenzio. Se voi adesso siete dei trader da fare posizioni da lungo termine, andrete adesso a posizionarvi una bella posizione, essendo una a lungo termine, non è che state lì a mettere dentro un 0,10, un 0,20, magari piazzate un mezzo lotto, un lotto, due lotti. Sono i trader a lungo termine, magari hanno conti da 200-300 milioni, che ne so, no? Andranno a piazzare, qualche banca andrà a piazzare qualche ordine short o qualche ordine long in questa zona qui. Ma se io sono una banca o sono un gruppo di banche che sotto sotto hanno fatto un'alleanza e fanno tutti i giorni le stesse entrate, long e short, non vanno a mettersi una contro l'altra, cosa andrò a fare io? Delle posizioni long o delle posizioni short? Mai. Non andrò mai a mettermi posizioni adesso, a mettermi in una posizione, a mettermi contro un DAX che non ha mai fatto un massimo assoluto oltre a questo. Quindi da lì partiranno le posizioni short. Quindi la cosa più conveniente adesso sarà cercare le posizioni short, per chi fa intraday, vi ripeto, ce ne possiamo infischiare. Per chi fa posizioni a lungo termine, invece magari ci farà un attimino in più, penserà un attimino più a quello che vi sto dicendo io adesso. Quindi il DAX da livello weekly comunque è posizionato short perché abbiamo diversi indicatori qui che comunque sono arrivati nella parte alta, ha toccato già la Bollinger, quindi un ritracciamento in ogni caso di questa candela qui, secondo me è da vedere, non andrei neanche più a vedere il gap, questo qui non è neanche più un gap, non lo posso neanche riconoscere come gap che ha lasciato aperto, andiamo a vedere sull'orario, ha lasciato aperto, quindi ha chiuso il mercato, datemi un occhio, da qui ha chiuso il mercato qui. E ha riaperto il mercato qui, quindi ha lasciato un gap di 30 pips, di 38 ticks. Non lo vado neanche più a considerare, non lo considererà neanche più nessuno. A parte il gap, ve lo ripeto per l'ennesima volta, è una cosa che vediamo noi perché abbiamo il broker che è chiuso a fine settimana. I broker con i conti chiamati islamici hanno aperto sabato e domenica, quindi lì il gap non c'è perché il mercato continua a crescere, salire, scendere, salire, scendere. Ok? Quindi in ogni caso, questo gap non lo considero nemmeno. Per le posizioni intraday, chiaro che io cercherò adesso ogni breakout di short, quindi se adesso io sono uscito dalla posizione e mi vedo qui, posso entrare short per farmi anche l'ultima posizione di scambio fino al PO e viceversa ogni ora che succede andrò a cercarmi di short fino a questa zona qui che ho un piccolo livello della zona 10.000 che logicamente adesso è diventata una zona di supporto. Ok? Un attimo che la sistemo. La voglio mettere verde perché intanto è verde e c'è un supporto. Ok, quindi prendiamo il weekly, andiamo a giocare un attimino sull'idea delle candele lunghe, mettiamo un Fibonacci e il gioco è fatto. Perché adesso ho messo il Fibonacci, l'ho messo il contrario, quindi andiamo a girarlo. Allora, lo mettiamo al contrario, chiaro. Questo è il Fibonacci, quindi cosa devo fare io? Nella 23.06 vediamo come è messo, nella zona dei 10.000 non faccio niente, però sotto i 38 incomincio a tradarmi fino al 50, se al 50 vedo che non si ferma, incomincio a tradarmi tutta la candela short. Quante volte abbiamo visto una candela così lunga e poi il mercato se l'è rimangiata tutta? Abbiamo visto una candela così lunga e poi il mercato se l'è mangiata tutta. Ok? Qui vediamo però una cosa che ha fatto, prima è sceso e poi se l'è rimangiata, prima è sceso e poi se l'è rimangiata, ok? In questa zona qui per esempio è salito, prima è salito e poi se l'è rimangiata tutta, perché praticamente se l'è rimangiata quasi tutta, ok? Quindi io non mi aspetto più una risalita sopra questa zona qui, non la punteranno più lì in alto, prima perché tanti hanno paura che lasciando una posizione lì in alto mi rimanga lì fermo, poi mi posso sbagliare, chiaro. Certo che io sono una persona umana, il mio pensiero potrebbe anche essere travolto da altre informazioni che io non so, oppure veramente il mercato sta impazzendo e il DAX continua a salire con o senza motivo. Quindi, ma secondo me speculare in questa zona qui long troppo difficile. Oppure si sono posizionati qui tanti ordini pendenti long e se il mercato continua a salire da qui si scatena come
nell'euro franco-svizzero la valanga di compere. Però questo potrebbe essere così. Ma come trader intraday io sto cercando di fare delle posizioni dal 38,2 su questa candela weekly. Andiamo a vedere l'intraday, il daily. Vi ripeto, lasciate stare questi qui, sono quelli del robottino, ancora fermo. Sul weekly, sopra i 10.000, avete visto come è sparato su, adesso siamo qui sul daily. Candela daily, se il 50% della candela daily, quindi non vado a mettere il Fibonacci 376, 150, 180 pips, 185 pips, più o meno in questa zona qui, è la metà della candela, quindi sui 10.000, sotto i 10.000, chiaro che cercherò posizioni short, perché sui 10.000 si saranno posizionati tanti trader short per macinare verso una zona più bassa. Okay? Altre cose non le faccio, sul 4 ore non lo so neanche guardare, non abbiamo segnali in niente. Ok, andiamo, visto che tanti mi premono sul time frame, sulla coppia euro-dollaro, perché logicamente l'euro-dollaro io l'avevo dato a 1,15, è andato a testarli. Allora, andiamo prima sul weekly, anche qui dimenticate le posizioni, almeno che mi bevo sul caffè che mi sono portato dall'Italia, quindi mi bevo un po' di caffè. Vi ripeto, i miei webinar sono così, un po' alla buona, non sto lì a dare del lei a chiunque, vi do del tu, mi bevo il caffè, mi soffio il naso, tutto alla buona, come vi va. Preferisco fare un webinar così, sono stato sempre accettato per questo modo di fare che ho, quindi non lo cambio, anche perché è il mio modo di fare personale, quindi non voglio cambiarlo. Quindi se mi devo bere il caffè o mi devo soffiare il naso o bere un goccio d'acqua dalla bottiglia, è così. Perfetto, allora, l'euro-dollaro a 1,15, è arrivato addirittura 1,14. Anche qui è una cosa un po' diversa perché magari qui c'entra un attimino veramente l'economia europea, anzi, c'entra veramente, c'entra l'economia europea, abbiamo un'economia europea pronti per il quantitative easing, siamo in deflazione, in inflazione, siamo Mario Draghi che non sa più cosa inventarsi. Insomma, ci sono tante cose, il dollaro è sempre più forte, l'evasione dei conti della Grecia, si stanno tirando via tutti i soldi dalla banca, il nostro presidente Renzi che va a dire che negli ultimi 3 anni gli italiani sono più risparmiatori che non vogliono toccare i loro risparmi, non è che non li vogliono toccare, li hanno tenuti tutti in casa i soldi perché hanno paura anche loro. Cioè, io personalmente, essendo una persona pubblica, ne posso parlare sia bene o male, o comunque dare il mio, non ne parlerò male come persona di sé, ma come presidente, io secondo me, il mio parere di Renzi, mi sono un attimino vergognato dal discorso che ha fatto a Strasburgo. Ho visto il discorso e veramente mi sembra di aver mandato veramente una fotocopia di Mr. Bean come presidente. Cioè, è quella persona lì deve rappresentare l'Italia. Veramente mi sono sentito un attimino un po' arrossire a sentire le parole che ha questa persona. Poi come persona sarà una grande persona, di cuore tutto il resto non lo so, non me ne frega, ma come presidente, lasciatemelo dire, qualsiasi altra persona era meglio. Vabbè, comunque vabbè, non importa. L'economia europea, torniamo, sta praticamente in deflazione, in inflazione e in tutto quello che volete, stanno ritirando tutti i soldi dalla Grecia, gli italiani lo stesso. Non puoi più portare soldi in banca né come risparmio né come investitore, perché intanto se devi portare i soldi in banca devi pagare per tenerli in banca, quindi alla fine te li puoi tenere sotto il cuscino. Quindi siamo un po' messi male, non parliamo solo dell'Italia ma di tutto. Anche in Germania, sebbene io vivo in Germania, si sta veramente molto 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 meglio dalla parte di stato sociale e tutto il resto, e l'economia va molto meglio degli altri paesi, ma prima o poi arriverà anche qui la crisi, non credete che noi stiamo fermi tutto il resto. Chiaro che se arriva qui la crisi noi siamo già un attimino un po' più preparati, sia magari a livello di soldi, che magari il cliente, diciamo, il cittadino tedesco si è già premunito di se arriva veramente la crisi io ho sotto il cuscino qualcosa, cioè il cittadino, dico non io, ma il cittadino tedesco ha sotto il cuscino qualcosa per mettersi un attimino per un paio d'anni, diciamo, in pace, non investendo più i soldi negli altri paesi. La Germania penso che sia come persone, come cittadino, un cittadino un po' responsabile che va a pensare anche il futuro. Se in tutte le parti dell'Europa sta succedendo un patatrac,
stiamo mettendo un attimino le spalle al muro, diciamo, siamo coperti, non potremmo andare un attimino come tutti gli altri paesi a dover fare il ritiro forzato dai conti e tutto il resto. Ok? Qui ancora se hai dei soldi in banca ti danno qualche percentuale se hai risparmi in banca. Se hai il conto in banca non lo devi pagare. Invece vedo che in Italia, proprio sono stato adesso, mi sono informato, se devi mettere dei soldi al conto bancario devi pagare dei soldi per avere un conto bancario. Ma siamo impazziti. Ma. Vabbè, uguale, torniamo a noi. Qui abbiamo l'euro dollaro a 1,15, adesso fare dell'intraday è chiaro che si può fare. Sul daily talmente sfasato che è, però se andiamo a contare un attimino, un 46 e qui avremo un 29, non è detto che il mese sia finito, potrebbe ripartire il mese, come potrebbe anche un attimino rimanere qui fermo per poi fare un altro crollo. Quindi dare long adesso è la cosa, diciamo, più sensata, nel senso che se io devo andare long lo faccio adesso che il mercato è sui minimi assoluti dal 2006, mi pare che sia, quindi cercherò comunque i long. Se devo fare adesso, ritorniamo nel discorso del trading a lungo termine. Se io faccio del trading a lungo termine con un conto da 300 milioni, 300 milioni di euro, posso fare una posizione da un lotto e lasciarla lì, può arrivare anche 0,80 l'euro dollaro, può arrivare anche 0,50, non me ne può fregare più di meno, però io sono posizionato nella direzione giusta, diciamo. Ok? Quindi posso fare un long. Da posizione ciclica, Umberto, perché ti vedo adesso così che mi viene sempre, perché vedo l'ultima fine della lista, perché quello dico sempre Umberto, perché sei l'ultimo dell'alfabeto e ti vedo alla fine, quindi vedo sempre il tuo nome, o comunque anche tutti quelli che hanno fatto il corso la settimana scorsa, che ho fatto tanti corsi in arretrato, quindi il corso ciclico, ti ripeto, era un long da questa zona qui sul 4 ore, ciclicamente, contando il tempo. Ok, quindi adesso posso togliere questa, non è servita, comunque abbiamo tutto l'andamento ciclico in questa zona qui, mi sta partendo adesso un ciclo 2 sul time frame a 4 ore. Sì, mi sta partendo un ciclo 2 e nello stesso tempo mi sta partendo nell'orario un ciclo 1, quindi tutta questa cosa qui che è successo la settimana scorsa potrebbe essere la fine di una distribuzione, che comunque vi faccio notare che poi questo magari vale un po' più la pena per chi, o vale il discorso, vale un po' di più per chi sta facendo il corso, com'è la distribuzione ciclica, è questa fino a qui, questo pezzettino qui è una distribuzione ciclica inferiore, come sappiamo che la distribuzione ciclica inferiore potrebbe a un certo punto bloccarsi e da qui ripartire una distribuzione ciclica regolare. La distribuzione ciclica regolare mi fa che l'indicatore detector, che è questa linea blu, mi vada sopra la linea del 50, quindi qua. Ok? Quindi quando mi arriva in questa zona qui, annullo questa analisi, l'1, il ciclo 1 e il ciclo 2, lo possiamo anche segnare, ciclo 1 e ciclo 2, che è questo. Mettiamo la riga bianca. E poi riportiamo il discorso che se sta salendo l'euro dollaro, se sta salendo l'euro dollaro, cosa succede nel DAX? Dovrebbe scendere. Ok? Quindi anche questo qui è, diciamo, un piccolo input, però lasciamo stare, è solo un input per le posizioni intraday, non per le posizioni lungo termine, per il nostro trading che stiamo facendo. Adesso qui ipoteticamente io faccio così, la metto qui, me ne posso fregare, finora abbiamo. Vi faccio notare un'altra cosa adesso, un attimino che finisco di mettere la cosa. Qui mettiamo un punto di domanda ed sarebbe il ciclo 1. Ok? Anzi, possiamo farlo addirittura così, così mi viene ancora meglio. Ok. Adesso torniamo indietro col tempo. Andiamo a vedere qui una distribuzione a 4 quarti, che è questa, 1, 2, 3, 4 regolari, chiusa qui. La distribuzione era inferiore perché il detector non va sopra. Qui abbiamo l'1 e 2
altri cicli che potrebbero essere chiamati il ciclo 5 e ciclo 6, ma vi ripeto, essendo frattale non lo posso fare, abbiamo il ciclo 1 e ciclo 2, mi viene interrotta la distribuzione ciclica perché qui mi parte un ciclo 1, che qui lo sappiamo che non è un ciclo 3 per un altro motivo, che non sto più adesso a spiegarvi perché un attimino... per rispetto per chi fa il corso con me, non lo insegno in questi corsi. Quindi abbiamo l'1, il 2, il 3 e il 4, qui il 4 non l'ho neanche segnato, è uguale, e qui abbiamo però la continuazione che poi addirittura se voglio proprio fare la cosa, il 4 è questo, beh, uguale, non importa, lasciamo stare, poi magari la cambio dopo. Abbiamo il ciclo 4 finito qui, qui abbiamo il ciclo 1 e il ciclo 2. E qui mi riparte come qui, 1 e 2, qui mi parte l'1. Quindi questo long qui era da fare sopra il pivot. Quando io mi sveglio la mattina e mi faccio la mia analisi ciclica e mi trovo sopra il pivot, nonché sopra la media 12 periodi, mi trovo una cosa del genere, faccio fare il conteggio, vedo che la distribuzione precedente è chiusa, è finita, abbiamo l'1 e 2 che dovrebbe chiamare comunque un 3, che potrebbe un 3 fa quello che vuole, quindi potrebbe essere un 3 rialzista o come potrebbe essere un 3 ribassista. Normalmente è un 3 ribassista perché se deriviamo dalla distribuzione ribassista, però se io mi faccio il calcolo che già siamo a 6 cicli, contandoli sono 6, però non c'è il ciclo 5 nel ciclo 6, quindi potrebbe partire sia l'1 che il 3, quindi anche qui long dal pivot. Poi che sia un intraday, quindi in questa zona qui io sono già in guadagno di 32 pips, mi posso fermare, il primo target è la media 48. Seconda posizione long è questa, quindi 1 short long, abbiamo un'altra posizione long, quindi sul breakout di questa zona qui, di nuovo il long fino a questa zona qui, o comunque fino a questo massimo qui, in ogni caso. Ok, quindi essendo comunque il detector sotto che mi deve salire su, la mia visione è long. Quindi sull'euro-dollaro non avrei cercato comunque uno short, sebbene sono nei minimi assoluti. Quindi sono nella posizione di andare long perché sui minimi assoluti non cerco posizioni short e cerco i long da livelli ciclici. Quindi su 4 ore parlava chiaro che c'era la ripartenza per via di diversi motivi, che sono un attimino segreti per chi fa... non vorrei dire neanche segreti, però non li voglio svelare perché sono a rispetto di chi ha fatto e sta facendo il corso con me. Quindi questo qui era chiaro che il segnale long, che non è ancora avvenuto, però il segnale long sopra la media a 12 periodi, nonché il segnale ciclico, mi dovrebbe ripartire una nuova distribuzione. Che la nuova distribuzione sia chiusa qui con il 4, il detector è ancora piatto, quindi da qui mi parte una nuova distribuzione. Che mi può partire un ciclo 2 ribassista, in ogni caso mi dovrà fare prima la ripartenza. Quindi la ripartenza, se io vado a vedermi questa qui che è anche debole, mi ha fatto 100 pips. Quindi anche qui, da questo medio qui, adesso sono già a 100 pips, però vedo che c'è una spike pronunciata in questa zona qui, quindi il breakout di questa zona era comunque un long. Quindi posso anticipare il long ciclico. Buono. Sull'euro-dollaro non vado oltre perché intanto questa qui è la cosa. Il dollaro franco-svizzero, chiaro che è la controparte dell'euro-dollaro, andiamo sulla sterlina dollaro perché è importante guardarla un attimino. Allora, la sterlina dollaro sul weekly... Non si può dire altro che il rally è short, 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 short. Adesso qui, questa qui la dovrei mettere in rosso. Non vado a cercarmi nessuna posizione né long né short. Fino a quando non mi arriva qui sopra vado a cercarmi long. Sul weekly siamo sulla parte bassa della banda di Bollinger, quindi una volta che mi va nella parte bassa devo andare nella parte centrale. Ok, questa è l'idea del weekly. Quindi non ho nessun... Vedete come si sta comportando male il grafico? Qui abbiamo però sul daily una posizione long, cioè se l'avevamo già l'altra volta la posizione long presa qui, che tanti di voi l'hanno fatta anche nel webinar, insomma, poi che scenda così di nuovo mi vado di nuovo sulla parte della trend line, se da una posizione di 180 pips ho perso, allora ho sbagliato io, sto sbagliando mestiere, però in questa zona qui di nuovo la posso riprendere, adesso mi ha aperto addirittura un'apertura bassa, è andata a chiudere il gap. Non andrei a cercarmi comunque delle posizioni short in questo momento, perché il mercato comunque è troppo basso per andare a cercare ancora degli short. Qui abbiamo comunque una chiusura ciclica mensile, non l'ho neanche segnata. Qui abbiamo un'altra ripartenza mensile, 34. Abbiamo un segnale ciclico. Starei un attimino cauto a dare qui la ripartenza mensile, però una volta che adesso mi va a rompere questo minimo e mi ritorna di nuovo su questa trend line, il
il segnale long rimane in ogni caso, perché questo segnale qui non va a indicare che io da qui devo andare fino lì sopra, no, questa qui è un segnale long. Quindi da intraday, come ho spiegato tante volte, andrò a cercarmi ogni volta che il mercato mi si ravvicina o mi tocca questa trend line con altre tecniche di price action, di ciclo o che ne so io, di diversi indicatori che sto usando o che state usando voi, in questa zona qui cercherò i long, come l'avrò cercato con questa candela, come l'ho cercato con questa candela, come lo cercherò ogni volta che andrò in questa zona. Adesso, se il mercato non va più in questa zona qui, quindi non mi va più a toccare la trend line verde, cosa succede? Che una volta che mi rompe questa spike, sto a guardare, quando mi rompe questo massimo, che è un doppio massimo, in questa zona qui cercherò comunque il long. Lo allungo fino a un certo punto, perché sto cercando la ripartenza ciclica mensile. Ok? Per il daily questo è lo spunto che vi posso dire. Chiaro che uno magari dice, sì, ma Paolo ha detto sulla trend line qui long, poi mi sono preso lo stop loss, ha detto long, poi mi sono preso di nuovo stop loss, però non sto dicendo che da questa trend line ne devo andare fin sopra lì. Da questa trend line mi gioco l'intraday, sono 70 pips, da questa trend line mi gioco l'intraday. Quindi una volta che il prezzo era sceso fino alla trend line, che l'ho visto andare sotto e l'ho visto tornare sopra, mi posso giocare questi pips per farne 60, mettendo uno stop loss di 10, 20, 30 pips? Certo. Chiaro che me lo posso fare, mi posso mettere anche lo stop loss sotto questo minimo assoluto di 60 pips per farne altri 60. Uno su uno. Questo è il mio discorso. Quindi, sui 4 ore abbiamo qui una ripartenza del ciclo 2, che il ciclo 2 è in chiusura. Allora, questo è il ciclo 2 in ogni caso. Anche qui abbiamo qualcosa che non va. 1, 2, 3, 4. Qui abbiamo un ciclo 1 inferiore su una distribuzione in chiusura, qui abbiamo un ciclo 2 che sta cercando di andare su, abbiamo il detector basso, quindi potrebbe essere da qui chiuso il ciclo, la distribuzione inferiore, il ciclo singolo come lo chiamo io, e da qui ripartire un ciclo 1. Quindi per il momento lo lascio stare, vediamo come si comporta questo ciclo 2, perché dopo un ciclo 1 ribassista ho un ciclo 2 ribassista. Se questo ciclo qui mi chiude superiore, abbiamo una formazione che io non do adesso il nome, sempre per questo, per il rispetto di chi ha fatto il corso la settimana scorsa, non voglio proprio farlo, l'ho già detto nei webinar di dicembre, quindi ve li potete magari andare a vedere sul mio canale di YouTube, andare a rivedere dei webinar vecchi dove ho dato delle piccole info, tipo questo pattern qui, che se il ciclo 2 non va sotto c'è un motivo, ok? Da qui mi riparte la nuova distribuzione. La distribuzione comunque completa la vedete che è questa. Quindi in ogni caso, se io non voglio fare del trading ciclico o se mi viene troppo complicato perché all'inizio non riesco ancora a capirlo, mi posso fare del trading guardando soltanto l'indicatore ciclico, che è questo qui. Vedete che non è un oscillatore, vedete che non è un indicatore del prezzo, è solamente l'indicazione che tutta questa è una distribuzione. Quello che continuo io ogni volta a dirvi che la distribuzione è questa. Adesso la penna non sta, o la distribuzione ribassista è questa, o la distribuzione rialzista è questa. Questo indicatore qui è l'indicatore della distribuzione, quindi il mio detector, che è un indicatore molto vecchio, che poi è rimasto vecchio, però inserito con questo indicatore che è l'MP autociclo, mi fa la differenza del mio trading. Ok, quindi sul 4 ore qui, in ogni caso, è una ripartenza ciclica che per il momento mi astengo a scrivere ciclo 2 e aspetto. Sul 4 ore, scusate, sull'orario, visto che non l'ho inseriti, qui abbiamo la formazione ciclica 1, 2, qui abbiamo il ciclo 3. I cicli sono diversi dall'euro-dollaro, non sto qui a spiegarlo, ma sono diversi dall'euro-dollaro, sul tempo, diciamo, durano di più, ok? Posso dire questo, quindi qui abbiamo il ciclo 3. Normalmente qui mi chiamerebbe la continuazione di un ciclo 4. Adesso che il ciclo 3 sia finito qua, il ciclo 3 sia finito qua, è uguale, non me ne importa. L'unica cosa che lo faccio finire qua per un motivo grafico, che è questo: se io vado a segnarmi una M ciclica, abbiamo la prima gamba, la seconda, la terza, la quarta, poi abbiamo la prima, la seconda, la terza e la quarta. Ok? Quindi mi piace più vederlo così. Quindi per il momento è finito qui il ciclo 3, qui è il ciclo 4, quindi il ciclo 4 normalmente sarebbe finito qui. E questo qui è il pezzo in più. Ok? Quindi per il momento lascio così l'analisi.
Vi ripeto che ogni volta che c'è qualcosa, e sempre c'è qualcosa, il mercato ciclico si sfasa. Viene sfasato nel momento che c'è una notizia a livello mondiale, tipo l'abbandono del PEG dell'1,20, una notizia che la Banca Nazionale Svizzera ha lanciato mondiale, quindi avete visto che ha riscosso talmente tanto il mercato che anche broker a livello mondiale sono falliti. Poi chi ancora non ha capito si andrà a vedere in web, nella rete, e vedrà che sicuramente troverà due broker molto molto conosciuti che sono falliti sabato e domenica, venerdì, sabato e domenica. Ok? E quindi logicamente anche qui il mercato un attimino è alle prese con i sentimenti del trader, che l'ansia, l'angoscia, posizioni contrarie, posizioni di copertura, uscite di posizioni, rientrate, riuscite, quindi il mercato si muove in una maniera che non è più, diciamo, ordinata, non è più frattale, quindi il ciclo anche si sfasa. Quindi è chiaro che qui potrebbe essere adesso qualcosa che comunque la distribuzione non è ancora finita. Quindi l'indicatore d'eccellenza è comunque rimane il detector, che è una cosa infallibile. Però devo continuare a leggere i miei cicli, comunque da lettura del grafico, ciclicamente. Siamo in ripartenza di un ciclo, siamo comunque nella parte bassa della distribuzione, quindi in ogni caso questa qui è la trend line ciclica del ciclo 2. Se io devo andare a cercarmi uno short, lo cercherò sempre sotto questa trend line, che ha funzionato da qui in poi, che sta funzionando. Se il mercato va qui sotto, cercherò comunque un altro short, perché vorrà dire che questo qui, adesso io non lo segno, ma vorrà dire che questo qui è il ciclo 5, ma non esiste il ciclo 5, ma qui è un ciclo di continuazione della distribuzione, perché la distribuzione deve ancora chiudersi. Non è il ciclo 5, ma è il ciclo 1 ribassista, ma è il ciclo che poi lo chiamo X, che poi mi fa ripartire il ciclo 1. Quindi in ogni caso, se mi va di nuovo qui sotto, cercherò uno short fino al minimo assoluto, quindi fino a questo pivot. Quindi anche questa qui è un'indicazione short. Fino a quando non mi parte la nuova distribuzione, quindi il detector è andato sotto, che sta andando adesso sotto. E vedete la cosa che rende questo indicatore l'indicatore d'eccellenza. Il prezzo sta salendo, ma l'indicatore sta scendendo. Perché? Punto di domanda. Perché? Perché questo indicatore qui è concepito per darmi una distribuzione ciclica. La distribuzione ciclica prima o poi deve finire. Quindi se non fosse un indicatore, se non fosse il mio indicatore preferito, non ci sarebbe neanche motivo di presentarlo così sul piatto d'argento, perché se adesso il mercato sale, normalmente come tutti gli indicatori dovrebbe salire. Ma c'è un motivo, c'è uno studio sotto di Alessandro, c'è uno studio sotto di riflessioni mie che ha portato a fare questo indicatore qui, il suo lavoro. Okay? Quindi per il momento siamo comunque in partenza. Se poi il prezzo mi va qui sotto, allora vuol dire che la distribuzione sta scendendo, il prezzo sta scendendo, il prossimo segnale short che mi dà l'indicazione, andrò short anch'io da qui. Io no, perché non faccio trading oggi, però in questo caso sarebbe qui. Se invece dal pivot comincia a salire, l'indicatore andrà comunque a fare la sua chiusura ciclica e qui magari mi parte un ciclo 1. Lo so che è difficile, perché Paolo parla tanto di cicli, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 1, 2, 3, 4, poi c'è il ciclo 5, no, il ciclo 5 non esiste, c'è una X e tutto il resto che vi mando in balla. Però tanti che hanno fatto il corso con me, penso che gli ho aperto la luce, gli ho acceso la luce nella stanza buia di trading che hanno. Ok? Quindi sono le 10:30, io come webinar non ho ancora finito, ne avrei tante da dire, quindi se volete chiedermi ancora qualche coppia che state tradando, dove vi trovate in difficoltà, possiamo andarla magari a guardare con più occhi, o se no io chiuderei il webinar. Vi ripeto, il webinar del lunedì normalmente è il corso base, non l'ho fatto prima cosa perché non c'ero tutta la settimana scorsa, cioè tutta la settimana, da giovedì non c'ero, quindi ho perso un attimino il confronto con il mercato, devo rientrare un attimino nel mercato, e più ho anche il pensiero che vorrei incominciare quando siamo un po' più, diciamo, partecipanti al corso base, che sono proprio agli inizi. Ho visto io nella lista che la maggior parte sono tutti
treda, diciamo, che non hanno più bisogno di sapere che cos'è un pips o di sapere che cos'è lo spread o che cos'è, diciamo, per la nozione base per fare trading, quindi alla fine ho caricato tutti i video del corso base della prima sezione nel canale YouTube, quindi chi vuole si può anche andare a vedere lì, ma vedo che sono veramente, se ce n'è uno, no, non ce n'è proprio nessuno di nuovo, quindi come primo lunedì del mio ritorno ho fatto un webinar così del genere. Andiamo a vedere un attimino se volete la coppia dollaro australiano, come la state chiedendo, sul weekly, anche perché Silvia me la chiede sempre. Allora, sul weekly, chiaro che da questa zona qui era long. Adesso qui non lo vediamo bene perché il grafico è andato un po' più su, vedete che era qui, la freccia era del long da questa zona qui. Adesso sul weekly devo andare a cercare la parte centrale della Bollinger, quindi questa zona qui, cercherò un long da breakout, quindi sul dollaro australiano contro il dollaro, e tutto parla che il dollaro cerca un po' di debolezza, perché attenzione, il dollaro forte l'americano non lo vuole, la banca americana non vuole il dollaro forte. Quindi cercheranno di indebolire il dollaro. Indebolendo il dollaro sale l'euro, sale la sterlina, sale il dollaro australiano, sale un po' tutto. Quindi c'è un motivo per andare long, anche quello è. Allora, cerchiamo di metterlo dritto, questo qui. Dritto. Ok. Quindi in questa zona qui un ulteriore long, questo. Sul breakout della price action, quindi non è che mi sto inventando niente, il breakout di questa candela, chiaro che darà long. Poi, per chi è un attimino più aggressivo o più avventuriero, già un breakout del massimo di oggi potrebbe dare via al long, quindi già potrei incominciare. Se tanto mi aspetto il long qui sopra, se mi continua ad andare sopra, la candela mi diventa verde dal breakout del massimo di oggi, cerco già il long in anticipo, quindi sono già in attivo di 60 pips quando mi dà il segnale di price action, quindi sono già avvantaggiato. Però attenzione, il segnale che io do nel sito è questo qui. Quindi per chi è short adesso è un'analisi un po' contraria, ma non dico che la mia analisi o le analisi che leggete in qualsiasi altro sito siano le analisi giuste. Io mi astengo a guardare gli altri siti, le analisi di tanti altri trader, proprio perché a volte sono contrarie alle mie e non le voglio. Non gli voglio dare prezzo a quell'analisi, perché magari mi influenza, non guardo i dati macro, oppure li guardo con un occhio, come vi ho detto già l'altra volta, socchiuso, cioè nel senso li guardo, ma un attimino scettico di quello che dicono, perché tante volte il mercato si muove diversamente. Una notizia come quella di giovedì o venerdì che era, giovedì mi pare, della Banca Svizzera, Nazionale Svizzera, era imprevedibile, era, no, cioè, secondo me a livello nostro di trader, diciamo così, non avendo, diciamo, piattaforme tipo la Bloomberg, che è lo stesso, comunque anche loro non potevano sapere la notizia, non potevano, magari la possono sapere i più stretti consulenti della Banca Nazionale, questo sì, ma noi trader cosa possiamo fare? Possiamo soltanto aspettare che esca la notizia e metterci le scarpe da trading, come le chiamo io, cioè mettersi a correre presso il prezzo, ok? E non contro il prezzo. Comunque, tornando a noi, l'idea del trading è questa. Breakout di questa zona qui, tante volte l'abbiamo visto questo pattern, quindi la zona che noi abbiamo comunque adesso come traguardo, come input, adesso mettiamo, inseriamo anche una forma, un triangolino, lo mettiamo qui, quindi in questa zona qui io cercherei comunque da qui a qui questa zona qui, nonché altro la media centrale della Bollinger in un periodo, ok? Quindi questa è la mia idea, poi possiamo andare in time frame più stretti, il daily è dentro in un range, quindi a 82,75, altra posizione long, perché comunque rompendomi questo massimo andrebbe long, che è lo stesso massimo che trovo sul weekly. In questa zona qui, 82,85, 82,85. Questo qui è un canale di range, vedete, dove si è fermato il mercato. Quindi in questa zona qui, chiaro che prima di rompere cercherà di scendere perché verrà venduto, okay? Anche qui devo stare attento. Poi ciclicamente vediamo se abbiamo qualche spunto ciclico. Allora, ciclo 1, ciclo 2 rialzista, anche qui vediamo che il ciclo 1 è la continuazione 1, 2, 3, 4 regolari, ciclo 1 ribassista e ciclo 2 che mi sta facendo dei massimi. Qui magari già sento che qualcosa non va,
Se il ciclo, fatemi dare un'occhiata. Analizziamo un attimino veloce, perché per stare dentro nel tempo, tanto il DAX sta facendo quello che deve fare. Allora, qui, come vedete, qual è il massimo assoluto. Allora io cerco di dare un'indicazione, poi chiaro che quindi qui abbiamo il ciclo 1, ciclo 1 non lo voglio neanche far finire, potrebbe essere ancora, essendo il dollaro australiano è più lungo dell'euro dollaro, più lungo della sterlina, o comunque come la sterlina, quindi è ancora in essere il ciclo 1 o già il ciclo 2, dobbiamo vederlo dopo. Comunque siamo posizionati adesso, no? Qui possiamo mettere anche un po' di trend line da livello tecnico, comunque da analisi tecnica, che sarebbe questo. A livello tecnico abbiamo queste zone qui. Rossa. Non mi piace usare questo massimo qui, perché diventa un attimino un po' più verticale. Comunque lasciamo intanto per il momento questo, che mi traccia un canale rialzista parallelo, quindi mi va bene così. Quindi il ciclo 1 o il ciclo 2, comunque adesso in essere, o comunque questo qui non è ancora da segnare, ciclo 1 o il ciclo 2 in essere, mi sta facendo la distribuzione. Vediamo qui il detector che è salito, quindi mentre sta scendendo, adesso sta chiudendo il ciclo, ma scendendo il prezzo sale il detector, ed è questo che dà la forza a questo indicatore qui, perché mi sta facendo l'azione ciclica. Quindi in questo punto qui il mercato adesso è in una fase di trend o di mini trend rialzista. Sull'H1 vediamo che qui ci sono migliaia di cicli segnati, questo lo segno qui, abbiamo un'azione ciclica del ciclo 1, che è questa. Andiamo a vedere un attimino, perché non mi piace neanche il ciclo 1 così. Questo qui è il ciclo 1. C'è il grafico un po' piccolo, quindi andiamo un attimino. Ciclo 1 è questo. Sì. No, scusate. Sono obbligato a farlo finire qui per un motivo frattale, che è un pattern, il pattern 4S è un pattern. Devo anche segnare, perché è una prossima lezione che farò pubblica, cioè renderò pubblica soltanto per i un attimo, lo segno, vi ripeto, i miei webinar sono fatti così, adesso non sono con un blocco il 4S o l'S4. Ok. È un pattern che spiegherò a tutti, diciamo, gli abbonati in un webinar pubblico, nel senso che rendo pubblico a tutti quelli che sono abbonati. Ok, quindi questo è il primo, questo non è più il ciclo 4, ma è il ciclo 1. Da quando lo si può capire, già vediamo che il detector è in salita, quindi ciclo 1, questo è il ciclo 2, primo. Quindi se questo qui è il ciclo 2 e mi fa la parte centrale così, vorrà dire che il ciclo 2 adesso è in discesa e mi deve andare a chiudere sotto questo minimo. Ok, quindi sull'orario ho la visione short ciclica, quindi cercherò comunque segnali short. Sull'H4 cercherò segnali short, perché mi sta chiudendo il ciclo. Sul daily mi cercherò segnali long da una certa altezza. Comunque vediamo che anche qui siamo nella parte alta, deve andare nella parte bassa del canale di distribuzione, e qui sul weekly cercherò i long da quella zona lì. Quindi già tutto quanto è analizzato, non devo fare altro. Magari, come vi dico io sempre,
cercatevi, mettetevi un foglio bianco, io uso i fogli che magari ho stampato e la parte davanti non mi serve più, quindi uso, riciclo i fogli, mi faccio un diario, continuo a segnarmi magari, ok, H1 audio SD long, audio, proprio per tenermi un attimino aggiornato sulla situazione. Ok, poi se voglio scendere, posso scendere su time frame più stretti e fare del trading sui cicli più stretti ancora. Ok? Chiaro che sui cicli più stretti ancora i pattern di rivelazione del prezzo di, dove i cicli non sono più leggibili sono più frequenti, più stretto diventa il time frame, più frequenti diventano le anomalie del prezzo, diciamo, chiamiamoli così. Ok, andiamo a vedere una cosa sul DAX e poi vi lascio. E sul DAX l'idea dello short era il pivot, finora si sta fermando di nuovo qui, e io già una volta se non sono uscito dopo la posizione presa qui, se non sono uscito qui, adesso in questa zona qui se non mi rompe il massimo, cioè scusate il minimo della candela precedente, chiudo qui in questa zona qui. Poi certo che sto cercando di portarlo al pivot perché il ciclo è in chiusura, perché gli indicatori, uno è già arrivato sotto, uno non ancora, quindi devo portarmelo fino al pivot, però se vedo che qui mi fa lo scherzo, quante volte abbiamo visto il DAX ad un certo punto si risale fino all'alto, quindi sto un attimino con gli occhi aperti. Adesso vediamo, è sul minimo assoluto, cioè io questa posizione non l'ho fatta per non era da metodo, vi ripeto, sto fermo proprio perché sono rientrato ieri sera, non voglio fare trading il primo giorno che sono entrato, non voglio fare trading, quindi voglio vedere un attimo che cosa succede sul mercato, anche perché c'è l'America chiusa, quindi a un certo punto andrà un attimino a finire la volatilità, poi rimani dentro con una posizione, magari la devi chiudere perché è così. Ok, allora. In questa zona qui, per chi non ha chiuso, la posizione short, non l'ha chiusa, ecco, adesso, se non rompe proprio adesso il minimo, che continua a cercare di romperlo, no, mettiamolo sul minuto, vediamolo meglio. Vedete come dice Luca, un in-in ha rotto il minimo, ma di un in-in ha rotto il minimo, questo minimo qua adesso, eccolo qui, dovrebbe accelerare, eccolo qui. Dovrebbe accelerare fino al pivot. Vediamo se qui c'è il pivot disegnato, non ce l'ho. Se riesce il pivot. Ah sì, ce l'ho. Il pivot è questo. Ok? Da semaforo il prezzo è basso, quindi già saremo arrivati in zona di chiusura sul minuto. Adesso non sto qui tutto il tempo a guardarlo, però vedete che normalmente se rompendo il minimo della candela precedente doveva già scendere. Vedete che cosa è successo? Vediamolo meglio così. È andato sul minimo assoluto ed è tornato su. Ed è una cosa classica che fa il DAX, quindi per il momento la posizione era da chiudere qui e non c'è via di scampo. Poi che il prezzo continui a salire scendere un'altra cosa. Ok, io vi lascio come webinar per oggi, spero che qualcosina sia di spunto operativo, sia magari di spunto didattico ve l'ho trasmessa. Vi ripeto, gli indici guardateli comunque tutti assieme, perché se io devo guardare tutti gli indici assieme, un attimino che magari vi faccio vedere questo conto qui, se guardate tutti gli indici assieme, notate che l'S&P 500, il Nasdaq e il Dow Jones, che sono tre indici americani, sono tutti e tre posizionati short le candele. Quindi gli indici europei, che è il DAX, l'indice francese, che è l'UK, l'inglese, adesso non ho indici italiani, altri indici, questi qua sono quelli che trado io, quindi questi tre sono posizionati bene o male anche short. Questo qui è, diciamo, per quello l'ho messo in alto a destra, che è un attimino quello che fa un po', diciamo, quello che vuole, nel senso non si muove mai coordinato con gli altri, però se voglio vedere il CAC 40 e il DAX si muovono praticamente uguali come si muovono gli indici americani. Sono un po' in ritardo, non anticipano mai, quindi se adesso c'è l'accelerata da parte del Nasdaq o dell'S&P 500 o del Dow Jones, anche gli indici DAX e CAC 40 francese quindi scenderanno repentinamente, proprio veloci, avranno la loro discesa, la scivolata in base a come si muovono gli indici americani. Che poi sia il dollaro a muovere tutto quanto, vabbè, stare un attimino attento, comunque il dollaro muove veramente quasi tutto il mercato, quello che comanda è la moneta del dollaro per il momento. Ok?
Bene, io vi ringrazio, anche questo webinar è registrato, lo metto come sequenza dentro nel canale YouTube. Il canale YouTube adesso questa settimana cercherò la maniera più semplice di farvi avere. Allora, un attimino che prima la registrazione, la fermo qui la registrazione.